Vuoi sulle faccine, no? Sì. Scendi. Scendi, scendi. Scendi, scendi, scendi. Allora scrivi. Sì, no, allora, eccolo qua. Come fai? Qua io qui, aspetta, aspetta, no, no, aspetta, aspetta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Faccio dei disastri, ragazzi, qui sono. Aspetta, ci siamo. Eccolo qui, ci siamo, ci siamo. Eccolo qua. Il re dei re. Il più grande fantasista degli. I capelli! E chi ha fatto? Vedi, alla fine tu vuoi assomigliare a me, tu vuoi essere Ma come me. immagino come siamo messi. Grande Anto, allora come stai? Bene, Bene, carico come una molla, tu? Carolina, come stai? Tutto a posto? Bene, bene. Ciao Carol. Ciao Aspetta Coco. che arrivo. Ti vedo che ti alleni tutti i giorni, eh? Sì, non ce la faccio più allenarmi in Mamma, casa, però. che ti fai un buccio del culo, ragazzi, mamma mia! Mamma mia! Ma chi sennò che cavolo? faccio tutto il Sì, giorno? sì. È Si bravissima! Ma lo distrugge. so, la vedo super in forma, pazzesca, Io brava. ogni volta che ti vedo allenare vado a Se no non mangiare un mi passa gelato il io. tempo. Io pure ogni volta che ti vedo mi sento male. Come Come Anto? siamo messi? Antonio, ma chi te l'ha tagliati i capelli? Carolina? Ma da solo l'altro giorno mi volevo tagliare, volevo essere diverso. Dico, vabbè, gli faccio la sorpresa a Carolina e ai bimbi. Quando Carolina mi ha visto, mi ha detto, esci di casa. Bella sorpresa. Anto, anche se non ti tagli i capelli, tu sei diverso, amico mio. Ma da chi? Ma Diverso da tutti noi. che cosa stai dicendo? Ascoltami, ti Coco, ricordi? il problema sai cos'è? Che io e te siamo diversi dal mondo intero, perché tutti ci invidiano. Stiamo facendo un casino, stiamo facendo. Se non ci arrestano a sto giro, non ci arrestano più. Oh, hai visto quando ti ho detto che ti eri presentato a Madrid in conferenza stampa con la pelliccia? Sì. Il giorno dopo ho ricevuto 100 messaggi con la foto di quella pelliccia. Che tra l'altro io ho visto i Ma tuoi complimenti, eh! cos'era? Dolce Gabbana? Cos'era? Ma era Dolce & Gabbana, Bobo, però ti devo dire una cosa. A distanza di 15 anni, un po' mi vergogno. Mamma mia, c'era Ronaldo prima in diretta che prendeva per il culo Ventola. Mamma Ah mia, sì? Ma sì. Ronnie è carico, eh! È sempre su Instagram, Eh sì, ho carico. L'altro giorno ho visto che aveva il collegamento con, come si eh? chiama, Cannavaro? Ah, Beckham, con sì. Beckham, che parlava inglese. Oh, adesso c'è anche Fabio Quagliarella e Materazzi che ci scrivono. Fabio e Sì. Marco, un bacio. Allora, sai chi c'ho? Dopo di te c'ho, faccio Pierre, Sì, ma poi fai anche il numero uno. faccio Materazzi. Ma Lela Dani anche mi ha detto. Sì, a mezzanotte. Faccio Lele te. è fantastico, numero uno. Allora, Pierre, scusate, il tuo amico Pierre mi dice, ma boh, ma a me quando mi chiami? Allora io ero a cena, gli lascio un vocale. Pierre, fai una cosa, chiami settimana prossima, vedo se riesco a buttarti dentro 5 minuti. È la Dai, costanza. oh. Ma Pierre è amico nostro. Pierre, Lo allora, so, è la costanza. come presenta la trasmissione, noi siamo perfetti per lui, numero uno. Lo so, Pierre lo è conosco, la però se lo tratti costanza. male, lo tratti. Oh. No, Ogni tanto gli puoi passare qualche tuo personaggio amico a lui. Se no, ogni volta fa sempre intervista a me, a te e a Uldani, basta. allora, io quando noi quando chiamiamo gli altri dicono sempre: ma non ci fa parlare. Hai capito? Ma è perché lui è carico, vuol È parlare solo a lui. carichissimo. Allora gli lascio quel messaggio, la Costanza mi dice, ma veramente gli hai lasciato quel messaggio? Ma va, ora mi scrive. Comunque dopo fa la diretta dopo di te. Dopo c'ho Marco e poi dopo c'ho il filosofo, l'Einstein del calcio mondiale, il Numero nostro Lele Adani. uno, numero uno. Io mi chiedono di richiamare anche Nicola, che è una cosa carina da dirvi. Dopo lo chiamiamo. Andiamo un po', parliamo di calcio. Parliamo di Calcio calcio. vero o calcio fasullo? No, calcio vero. Secondo te, siccome leggo Lautaro Martinez può andare via dall'Inter, può andare a Barcellona, rimane all'Inter, secondo te cosa succede? Bobo, allora, se io fossi il direttore sportivo dell'Inter lo venderei, perché l'hanno pagato 20 milioni. È giovane, può crescere sicuramente, ha grandi prospettive. Però, Bobo, se le cifre che si leggono, 120 di clausola, cavolo, gli prendi dei soldi importanti, in più ti prendi Arthur, è uno fra l'Anglais,
è un TT che il centrale di sinistra all'Inter gli manca. Io lo farei. Perché loro sarebbero 120 milioni più quei giocatori lì? No, 120 è la clausola. Allora io cosa farei? Io prenderei 70-80, mi farei dare Artur e poi andrei a prendere Cavani innanzitutto a zero e poi uno fra un TT e l'Anglais. È perché Conte vuol vincere subito, Cavani è pronto per poter vincere subito. Lautaro può darsi che l'anno prossimo ti fa una grande stagione, però è giovane, così come ti fa una stagione meno buona. È giovane e in questo momento qua devi sfruttare il momento e venderlo, secondo me. Dici di no? Io ti dico, quello che penso io, secondo me lui vuole rimanere all'Inter e sta bene all'Inter, secondo me. Ma sicuramente. E comunque l'Inter sta costruendo ora, quindi... se ora non vediamo se riprende il campionato o no, comunque da prossimo anno in poi, i prossimi anni l'Inter è lì per vincere lo scudetto, quindi secondo me rimane all'Inter perché lui comunque vuole rimanere all'Inter, secondo me, poi non lo so, bisogna chiedere a lui. Comunque andare a Barcellona, tu lo sai, non è facile, eh? Assolutamente, perché... sono d'accordo con te, Bobo. Lui è più un giocatore secondo me da Inghilterra. Un Alaguero, alla Tevez, che hanno fatto molto bene in Inghilterra. In Spagna, ok, vai lì, gioca Suarez centravanti, Messi dove gli pare, lui, e che fa? Quando Suarez non ne ha voglia, oppure gioca a sinistra, anche Griezmann l'hanno preso per fare un grande tridente, però poi si deve adattare a un'altra situazione, un altro ambiente. Sì. All'Inter può fare molto bene, crescere, però Bobo, i soldi che si parla, io lo prendo. No, quando si sono 120... Ci sono 120, insomma, quei soldi là sono tanti soldi. Vediamo, dai, comunque... Senti un attimo, invece, ti faccio una domanda. Siccome in questi giorni qua sto anche parlando tanto e io ho la mia idea. Secondo te è giusto riprendere, si riprenderà del coronavirus o no? Che cosa pensi te? Allora, io penso una cosa. Dobbiamo riprendere... Cioè, in questo momento io non sto parlando... Ah, non vedo l'ora che comincia il calcio. Non me ne frega niente. Vero. Siamo in casa da un mese e mezzo... E abbiamo un problema molto più serio. Ci sono stati tanti morti, tante vittime, tante persone sono all'ospedale. Quindi è arrivato questo virus e ci ha messo KO, capito? Quindi, secondo me, la prima cosa è la salute. Bisogna pensare alla salute. Quindi, secondo me, prima che cominci a giocare, il governo, perché noi non sappiamo niente, aspettiamo sempre i telegiornali, aspettiamo che ci dice qualcosa il governo. Quando il governo dirà, ragazzi, si può riprendere a giocare, ad allenarsi, allora piano piano comunque si prenderà anche a giocare. Però bisogna pensare prima di tutto sempre alla salute della gente, perché tutti i giorni questo campionato, ma chi se ne frega? Pensa nostra, che comunque degli italiani, che è la cosa più importante, no? Chiaro. Se ci sono... Se si può giocare, si gioca. Se le condizioni... Ma noi abbiamo fatto i calciatori per 20 anni. Quando dicono la fase 1, la fase 2, allenarsi a 4, a 6, non hanno ancora capito. Noi che abbiamo fatto 20 anni negli spogliatoi, si vive negli spogliatoi, ci si allena insieme, si ride, si scherza. Non c'è in questo momento la possibilità. Puoi fare la fase 1, allenarti a gruppi. Non è calcio. È difficile. Allora, dal momento che tu lo sai fin troppo bene, molto prima di me, e hai giocato 20 anni come me, la realtà dei fatti, in questo momento non si può fare niente. Non puoi iniziare a gruppi, poi fra 10 giorni vediamo. Non si deve giocare in questo momento, non si può giocare. Possono mettere quello che vogliono, ma non si può giocare. Devi vivere nello stesso spogliatoio. Non ti puoi allenare a 3, uno a destra, uno a sinistra, a distanza 1 metro. Si ride, si scherza, ci si allena insieme, ci si tocca, c'è il contatto. Ci sono mille situazioni che in questo momento qua, dalla fase 2, non c'entra niente col calcio. Devono fermare tutto, non si può andare avanti, secondo me. D'accordo, però vediamo, bisogna aspettare e vediamo che succede. Volevo farti una domanda su il tuo idolo. Sì. Ho visto, guardando ora su Netflix, no, su Prime, su Amazon Prime, le 10 puntate del Brasile. Del fenomeno, ragazzi. No, del fenomeno, quando hanno vinto la Coppa America, mi sa, e hanno giocato in semifinale contro l'Argentina. Bobo, due anni fa l'Argentina con Messi ha vinto solo un Under 20 e basta. Lui non ha mai vinto, ha perso 5 finali. Semifinali. Bobo, non riesce a vincere con la nazionale, ma ne ha perse 2 di seguito. Lui ha perso
perso col Cile due volte ai rigori, tutte e due volte. Poi ha perso tre anni prima di queste due finali, ha perso la finale del mondiale. Poi ha perso sette anni fa ancora la finale di Coppa America. Il problema è quando dicono il nazionale non fa bene. Il nazionale questo ha fatto cinque finali. Poi le finali, una palla in più, una palla in meno, palo dentro, palo fuori, e una roba d'accordo. Per me è solo sfigato, perché ha fatto, come dici tu, cinque finali, non ne vinci una. È bravo, sfiga, dai. Come puoi pensare? Allora, io faccio l'esempio anche su di te. Sei stato uno dei centravanti più forti al mondo. Dovevi fare il 2006 il mondiale, tu dovevi essere campione del mondo. Sei stato ti sei fatto male al Monaco, sei andato lì per giocare, per metterti bene e andare al mondiale. Ti fai male, non vai al mondiale, e loro sono campioni del mondo. Questo è il momento, come la chiami? Sfiga, casualità, così il destino. Così, destino. Lui, poverino, tra virgolette, cinque finali. Che cosa gli dici? Niente. Nulla. Il problema è che ancora oggi mettono in discussione. No, ma sai, può darsi, non è a livello di Maradona, il mondiale, deve vincere, cioè. Bobo, per me non è che uno vince, anche Ronaldo per esempio non ha vinto mai la Coppa dei Campioni, o Ibrahimovic non ha mai vinto la Coppa dei Campioni, te non hai mai vinto la Coppa dei Campioni, che cosa devo dire? Che siete giocatori da 0-0, avete fatto la storia del calcio, che discorso è? Poi è normale che i titoli, quando ne vinci tanti, lo sei ancora di più, diventi leggenda come lo è stato, come lo è Messi. Però Messi ha vinto tutto, tra le altre, cosa ci vuoi fare? No, sono d'accordo. Tu dici, una domanda, secondo te Neymar torna a Barcellona quest'estate? Bobo, è stato vicinissimo la scorsa estate che Dembélé ha rifiutato il Paris Saint Germain, ma io penso che se Messi si è messo in testa che Neymar è perfetto per lui, che gli toglie tra virgolette un po' di problematiche, perché va nell'uno contro uno, dribbla, punta, è così. Lui ha meno, tra virgolette, meno uomini su di lui, perché se io oggi gioco contro il Barcellona, vado su Messi, guarda quando ha giocato col Napoli, sì. Lo raddoppio, lo triplico, e poi eventualmente lui scarica sugli altri. Gli altri li vanno a prendere, però Neymar si fa uno contro uno. Neymar è immarcabile. Bravissimo. È immarcabile. Suarez fa un gran lavoro per i due. Neymar di là, poi gli dai palla a Messi quando deve andare a fare uno contro uno, che tutti sono su Neymar, ti sventra. No, secondo me Messi lo vuole. A Barcellona lui ha lasciato un grande ricordo, secondo me in un modo o nell'altro metteranno Griezmann, secondo me, dentro la situazione. Mandano via tutti, per prendere Neymar mandano via mezza squadra. Ma per forza, Bobo, perché parliamoci chiaro, lui ha 28 anni, può ancora 7-8 anni ad altissimo livello. Messi quanto sarà ancora? 2-3 anni a un certo tipo di livello? Poi però loro devono avere già in casa il prossimo Messi, che non sarà quel livello, però un top calciatore, per rappresentare ancora 6-7 anni. Neymar è l'unico. Sono d'accordo. Poi è imprendibile Neymar, troppo. Neymar è fortissimo, Bobo, ha avuto la sfortuna che si è trovato con Messi davanti, altrimenti avrebbe vinto il pallone d'oro quell'anno là, ha fatto una stagione da 40 gol. Che cosa gli vai a dire? Secondo te loro lo rivince un altro Champions League Messi prima di smettere? Bobo, io penso che adesso sia arrivato il momento del City. In un modo, io spero, io ogni anno che gioca Messi la Coppa dei Campioni, spero che vince Messi la Coppa dei Campioni, così vince la Coppa dei Campioni, vince Palloni d'Oro, uno sull'altro, e diventa ancora più leggenda di quanto lo è adesso. Però io penso che sia arrivato il momento del City, e prima o poi anche il Paris Saint-Germain, se Neymar dovesse rimanere, dico. Però il City con Guardiola prima o poi si avvicina, questa poteva essere l'annata giusta. Cioè, per me se va Neymar a Barcellona e prende ancora qualche difensore, può lottare per vincere la Champions, perché con Neymar, Suarez e Messi, comunque loro se stanno bene, loro fanno gol, come diciamo prima, Neymar è imprendibile, quindi... Sono d'accordo, Bobo, sono d'accordissimo. Senza il Neymar problema... non possono vincere, secondo me, perché non hanno alternative, non c'hanno nessuno, oltre a Messi e Suarez, che possono cambiare il ritmo della partita, possono puntare, non c'è nessuno, quindi lui è vero, sono d'accordo con te, perché Griezmann è un giocatore che ti dà sempre, male che vada, un 6, perché è un giocatore che corre tanto, aiuta tanto la squadra, però non è quel tipo di campione che fa la giocata estemporanea e ti fa vincere la partita. Devi prendere un giocatore che avanti ti crea l'uno contro uno lo spazio, per poi arrivare palla a messo a Suarez, che ti fanno la differenza e vince le partite. Io ho paura che inizi a mancare qualcosa in difesa, secondo me, al Barcellona.
perché sì. Piqué è arrivato a 33 anni e poi c'è sempre il problema, l'Anglè infortunato, un Titi infortunato, uno dei due. Secondo me se prendono un centrale forte con un terzino destro anche, secondo me perché a centrocampo hanno un grande centrocampo, c'hanno De Jong che è forte, Arthur che è forte, poi c'hanno Rakitic che ancora è forte, e centrocampo sono messi bene, secondo me devono prendere dietro qualcosa con Neymar, secondo me, a parte che anche se non prendono Neymar, Bobo, sai, con Messi in campo c'è sempre un'alternativa che qualcosa può sempre inventare, però sì, ha difficoltà secondo me. Però fa fatica, Anto, non è più quello di 6-7 anni fa. Invece se c'hai Neymar, ti leva tanto lavoro sporco, cioè ti può vincere le partite da solo Neymar, ti può vincere su 20 partite, te ne può vincere tutte 20 da solo Neymar. Allora vero, perché non è solo il problema di marcare Messi, marcare Messi sì, però anche Neymar. Quando vai a raddoppiare Neymar dall'altro lato, male che vada, c'è uno solo. Gli danno palla a lui, lui poi è bravo Neymar che cerca Suarez, cerca Messi, si cercano e sono già tre che in tutta la stagione calcola che sono 40, 40, 50. Forte. A sinistra Jordi Alba è forte. Se prendono un centrale forte e un terzino destro hanno addrizzato la squadra e possono ritentare di vincere la Coppa dei Campioni, secondo me. Sì, sono d'accordo. E dimmi poi, il vecchio Real come lo vedi? Bobo, da quando è andato via Ronaldo, calcola che ogni anno gli mancano 50 gol. Non è che tu trovi tutti gli anni un giocatore che fa 50 gol a stagione. Non ci sono. Dove li trovi? Una a Barcellona e uno era lì. Esatto, a meno che il Real Madrid, da quello che sento, prende Mbappé. Se prendi Mbappé, questo è uno che per i prossimi 15 anni veramente può far parlare il mondo con i numeri. Già adesso i numeri sono clamorosi. Prendi Mbappé, ringiovanisci un po' la squadra, però anche lì loro hanno Modric che ha 34 anni, 35 anni. Benzema è arrivato a 33. Bale che ha un po' di problemi, deve iniziare a ringiovanire un attimo la squadra e buttare dentro dei campioni già pronti. Dicono che vogliono Pogba, vogliono Mbappé. Il Real Madrid però è capace di prendere 4-5 campioni top. Devono sì, prendere qualche un po' di giocatori giovani che comunque loro davanti c'hanno Vinicius che è forte, che comunque ti punta sempre, uno veloce, rapido. Sì. E poi c'è anche l'altro, come si chiama l'altro che gioca davanti anche? Ma che è? Valverde? Ma Valverde è una mezzala. Sì, mezzala. E poi c'è l'altro che non gioca mai. Rodrigo, un altro giovane forte. Rodrigo, no, io non volevo dire Valverde, Rodrigo dicevo. Rodrigo è forte, molto forte, ha 18 anni. Però Bobo, sai com'è? I giovani in squadre del genere ti aspetti la stagione top, la stagione meno top. In questo momento qua Real Madrid deve prendere, io fossi Real Madrid andrei a prendere Mbappé e Sancho sugli esterni del Borussia, bravissimo, tanta roba. Vado a prendere Mbappé con Benzema a centravanti, Mbappé a sinistra, Sancho a destra, ringiovanisco un po' il centrocampo, insieme a Kroos li metto un paio di giocatori di altissimo livello e raddrizzo la squadra, perché Carvajal e Marcelo sugli esterni sono buoni. Sergio Ramos fa ancora la differenza, Varane ha un po' di problemi al ginocchio, devi prendere qualcosa dietro e un paio di giocatori a metà campo. Però Real Madrid è capace che in un anno prende 3-4 giocatori. Da e c'è anche Hazard, c'è anche Hazard che è lì. Bravissimo, è vero, ho dimenticato, però ho paura che Hazard a Madrid possa avere qualche problema, Bobo, perché una cosa è giocare al Chelsea, Real Madrid è lo step unico. Poi lui è andato a sostituire uno che ha fatto 9 anni, 500 gol. Ah, non puoi. E come fai a sostituirlo? Il Real Madrid, se eventualmente vuole una bomba da prendere e mettere dentro, devi prendere Neymar e Mbappé, e fai un qualcosa di clamoroso. Però Mbappé lo puoi prendere. Neymar, secondo me, lui è orientato ad andare a Barcellona. Sì, ma poi il PSG non le vende tutte e due, non può vendere. Bravo. Bravo. E fanno laggiù, no, ma va. Secondo me venderanno, secondo me, solo Neymar perché un po' di problemi. Lui vuole tornare a Barcellona perché si è pentito di andare via da Barcellona. Perché il PSG sì, ti offre Barcellona, questi giocatori qua. Sono d'accordo, capo. Come siamo messi? Siamo carichi o no, stasera? Stasera stiamo parlando roba seria, eh?
giocatori veri, giocatori veri. Giocatori veri. Invece, come lo vedi Peppo venire in Italia, secondo te? No, secondo me no. Ora no. Rimane al City, rimane. Sì, anche secondo me, perché si parlava l'anno scorso che poteva andare alla Juve. Lo so, Bobo, se va alla Juve, lui vuol fare il mercato da milioni e milioni e milioni di euro. E poi vuol rivoluzionare la squadra. Domanda, la Juve... Non lo so, sai, la Juve può prendere Pepe, bisogna dire... Però ora hanno preso Sarri, vediamo, no, aspettiamo quest'anno. Quell'altro è il numero uno indiscusso, Pepe. Sì, vero. Anche se c'è in giro, Bobo, anche se c'è in giro Pochettino, che non è male. Sì, sono d'accordo. Pochettino è buono, ha un gioco molto, tra virgolette, un 4-2-3-1 schematico, però è molto bravo, mi piace tanto. Ah, sono d'accordo. Però penso Sarri, Bobo, secondo me, da quello che penso io, loro si sono buttati su Guardiola l'anno scorso. Non sono riusciti, hanno fatto un tentativo anche per Pochettino, andato non tanto bene perché voleva rimanere lì al Tottenham, e si sono buttati su Sarri, uno che fa giocare a calcio, perché più o meno Guardiola, Pochettino e Sarri hanno la filosofia di giocare a calcio, anche se sono diversi. Sì. Sarri, secondo me, può arrivare a un certo punto, sì, può far bene. Quest'anno non so se si continuerà o meno, ha rischiato di perdere lo scudetto, perché si sono avvicinati sia all'Inter che alla Lazio. Ormai, perché fosse stato ancora Allegri lì, oggi era già finito il campionato, perché Allegri le chiacchiere stanno a zero, come Capello, le chiacchiere stanno a zero, punti a casa, vinci le partite, gli scudetti. Il calcio, sì, no, ma sai, non gli frega, portiamo a casa. Sono d'accordo, capo. Va bene. Capo cosa? Che stasera sono carico, te sei un po' spento, anche se stasera stai parlando seriamente. No, stasera io ti sto ascoltando, io ti faccio domande e voglio sentire la tua opinione, lo sai. Secondo te Zidane può andare alla Juve, no? Per chi? Si legge Zidane. Si sente sempre Zidane alla Juve, non lo so. Bobo, allora, la domanda è una. Loro l'anno scorso hanno mandato via Allegri perché volevano una filosofia di gioco. Zizou è un grandissimo gestore, ti fa stare bene e gestisci i grandi campioni. Riprendi una Zidane che ha vinto tanto, è vero, è un facsimile di Allegri. È uno che gestisce, ti fa stare bene. Loro volevano quest'anno cambiare idea di una filosofia di gioco, giocare a calcio. E hanno preso Sarri. Che fai? Poi ritorni un'altra volta su quello che tu l'anno scorso hai lasciato. È vero che arriva un nome altisonante, che ha vinto tanto. Però che cosa fai? Torni un'altra volta. Io volevo sapere cosa ne pensavi, tutto lì. No, ma io, Bobo, tu sei l'allenatore del Real Madrid, lasci il Real Madrid, che lui vive lì, ha vinto tutto, è una leggenda del Real Madrid, che gli fanno tutto quello che lui vuole per andare alla Juve? Io non lo so se lui si mette a... Secondo me, se lui dovesse eventualmente cambiare, secondo me io lo vedo da Paris Saint-Germain. Torna in Francia, a casa. È una situazione diversa dalla Juve. Perché il Paris Saint-Germain, secondo me, a livello internazionale... È vero che la Juve ha preso Cristiano. Però a livello internazionale il Paris Saint-Germain può veramente spendere tutto quello che vuole lui. Secondo me sarebbe una bella sfida per lui andare a Parigi, che non ha mai vinto la Coppa dei Campioni, e tentare di vincerla lì. Secondo me, se cambia, va al Paris Saint-Germain. Va bene. Ok. Che fate? Dormi? Ora c'ho il tuo amico Pier Pardo. Sì. Che cosa gli racconti? Di cosa parlate? Fammi capire, cosa hai mangiato, se sei grasso. Qualità! Meno. Cosa parli? Qualità! Ora gli dico, devi chiamare Medici, voglio Antonio Cassano a Tiki-Taka. Glielo devo dire. Bobo, aspetta un attimo. Non è che devi dire. Tu non mi avresti mai mandato via. Pier nemmeno. Il problema non è che devi chiamare Pier. È loro che mi hanno mandato via. Io ancora oggi, a distanza di 5 mesi, e non so neanche perché mi hanno mandato via. Mi ha chiamato Pier un giorno, mi ha detto, vedi che vanno... e lo sai bene, che abbiamo lasciato insieme. E non devi più venire. Lo so. Che cosa devo fare? Io ancora oggi non lo so qual è stato il problema. Pier sta scrivendo, stai calmo, Anto, stai calmo. E infatti, io sto calmo. Io immagino, presumo quali siano state le eventualmente le scelte, però non sono certo. Pier mi ha chiamato e mi ha detto non devi più venire. Io cosa ho fatto? Ho chiamato te,
tu non ci credevi, e così è stato. La realtà dei fatti è che io ancora oggi, a distanza di 5 mesi che mi hanno mandato via, io non lo so, nelle squadre quando mi hanno mandato via c'era sempre un motivo, che mi cacciavano via, mandavo a cagare a tutti e buonanotte. No. Lì non c'è stato niente, solo qualche scaramuccio, ma niente di che. Scaramuccio, scaramuccio. Lo sai bene, e mi hanno mandato via. Carolina, fai un hamburger, tienilo calmo, un hamburger con patate fritte. Bobo, dimmi, questi giorni qua, qualche mezzo suonato, pensava, dice, no, ma sai, si è spacciato per Beckham, ma hanno capito che stavo scherzando o no? Da quando? Chi si è spacciato per Beckham? Ma io dicevo, guarda, sono come Beckham la settimana scorsa, no, guarda, sono come Beckham. Ma secondo te, sono così rincoglionite. Beckham è l'uomo più bello del mondo, io e te, guarda come siamo combinati. È più bello di noi? È più bello di noi, secondo te? Di me, parecchio non c'è male. Ma di te pure! Dai, Bobo. No, Anto, noi siamo belli dentro, Anto, siamo belli dentro. Bobo, noi siamo spettacolari, Bobo. Noi siamo... tu immagina una trasmissione. Io, te, Pierpardo, è un fuori classe, però dobbiamo mettere dentro. Ce l'avevamo, eh? Ora ci pensiamo, Anto. No, no, e ce l'hai dopo te, dopo di Pierpardo. Ora ci penso, dai, ci penso. Lele Adani, numero uno. Lo so. Number one. Ti chiamo nei prossimi giorni, amico mio. Bobo. Carolina. Ciao, famiglia. Ciao, Bobo. Nei prossimi giorni ci sentiamo, ok? Bobo. Ti voglio ciao. Bene, amico mio. Ciao, Bobo, ti voglio bene. Ciao. Ciao, amico mio. Ciao. Ai. Quanto gli voglio bene io a Cassano è una roba incredibile.